Ascoltiamo i dialoghi. Unità 8, B1. Ah, che peccato. Stasera devo studiare, non posso venire con voi. B. Che rabbia! Beppe ha preso il mio motorino 2 ore fa e non è ancora tornato. C. Che giornata stupenda! Era da una settimana che pioveva continuamente. Sì. Che bello! Finalmente sono finiti gli esami. Accidenti, ho dimenticato le chiavi in ufficio. F. Hai sentito? Giovanotti darà due concerti a maggio. Che bella notizia! Lo sai che non sono mai stata ad un suo concerto? Bene, li ascoltiamo di nuovo. Unità 8, B1. Ah, che peccato. Stasera devo studiare, non posso venire con voi. B. Che rabbia! Beppe ha preso il mio motorino 2 ore fa e non è ancora tornato. C. Che giornata stupenda! Era da una settimana che pioveva continuamente. D. Che bello! Finalmente sono finiti gli esami. E. Accidenti, ho dimenticato le chiavi in ufficio. F. Hai sentito? Giovanotti darà due concerti a maggio. Che bella notizia! Lo sai che non sono mai stata ad un suo concerto? Ok. Allora, vediamo. Cominciamo con Manuel. Manuel, ascoltiamo insieme il primo e tu mi dici quale sarà secondo te il disegno. Unità 8, B1. Ah, che peccato. Stasera devo studiare, non posso venire con voi. Bene, Manuel, secondo te quale sarà il disegno della A? Può essere il ragazzo del secondo posto. Dici questo? Sì. Ma occhio che questo qua sta facendo una cosa molto particolare, sta cercando qualcosa. Cercando una chiave. Esatto, invece questo del dialogo A non cerca niente, ma invece sta parlando con qualcuno. Il terzo quadro. Il terzo quadro, il terzo disegno. Esatto, sì, questo sì. Ok? Perché lui sta parlando con alcuni amici. Lui, Manuel, secondo te, lui Lui è com'è animicamente quando parla? un po' arrabbiato.
arrabbiato. Super. Bene, adesso Raquel, ascoltiamo e vediamo. Che rabbia! Beppe ha preso il mio motorino 2 ore fa e non è ancora tornato. Bene. Quale sarà? La immagine 4. Mm-hmm. Questa qua. Perché lo hai saputo? Come lo hai saputo, Raquel? Perché lei sta... toccando il suo orologio? Perché lei sta toccando il suo orologio. Benissimo. E lei com'è? Qual è il suo stato d'animo? È preoccupata. È preoccupata, benissimo. È un po' preoccupata, anche un po' arrabbiata, no? Super. Patrizia, adesso andiamo con te. Che giornata stupenda! Era da una settimana che pioveva continuamente. Bene, Patrizia, secondo te, qual è? La 5. Occhio una cosa, è un dettaglio, in realtà i disegni non sono molto buoni, vero? E infatti in una edizione più nuova di questo stesso libro hanno cambiato i disegni perché non sono bellissimi. Posso... Adesso attenta a un dettaglio dell'audio e poi parliamo. Mm-hmm. Mm-hmm. Proprio il primo suono. Quello lì. È il suono di qualcosa che si apre. Secondo te, che cosa si sta aprendo? Patrizia? No, escuché bien, no sé. Ma te lo dico io, è il suono di qualcosa che si apre come... aspetta, vediamo se te lo riesco a far sentire un po' meglio. Aspettami un po'. C. È la porta. Sarà sicuramente una porta o magari una finestra. Mm-hmm. Allora, Patrizia, secondo te quale potrebbe essere di questi disegni? La prima illustrazione. Esatto, la prima illustrazione, il primo disegno, benissimo. Mm-hmm. E invece lei, Patrizia, qual è il suo stato d'animo? Come ti sembra lei? Se vuoi lo ascoltiamo di nuovo. Giornata stupenda. Era da una settimana che pioveva continuamente. Come è lei? Lei è contenta, felice. Lei è contenta, lei è perché felice. Perché ho una gioia. Non possiamo dire perché ho una gioia. Che cosa volevi dire? Non ho capito che cosa volevi dire con ho una gioia. Che tiene allegria? È allegra. È allegra. Perché? Perché è felice? Perché è contenta, Patrizia? Perché ha ricevuto una buona notizia, non so. Non direi che ha ricevuto una buona notizia. Invece lei ha aperto la finestra, sì. No? E che cosa ha visto, Patrizia?
No, no lo ha... so. No, me confundí. Lei apre la finestra e vede una bella giornata, il bel clima. Ok. Infatti lei dice pioveva, era da una settimana che pioveva in continuazione, o continuamente. Invece lei è contenta, felice, perché vede il bel tempo. Ah, il bel tempo, ok. Virginia. Di. Che finalmente sono finiti gli esami. Ecco. Finalmente? Lo vuoi ascoltare di nuovo? Per favore. Di. Che bello. Finalmente sono finiti gli esami. E la sesta. Questa qua, dici tu? Sì. Occhio che loro hanno qualcosa in mano in particolare. Che cosa stanno leggendo in questa... Libro. Una rivista che dice... Musica, è una rivista musicale. Allora quello sarà per un altro dialogo. Non mi ricordo. Questo qua, il quinto disegno è la D. E la ragazza che parla, Virginia, com'è? In quale stato d'animo è? Contenta, allegra. Allegra. Allegra, contenta, perché? Io non lo ricordo. Ok, non ti preoccupare, poi lo leggeremo. Anna Maria. E. Accidenti. Ho dimenticato in ufficio. F. Beh, Anna Maria, qual è questo disegno? È il secondo quadro. È il secondo quadro. Benissimo. E lui com'è? Preoccupato. Preoccupato, sì. Anche... Un po' arrabbiato. Un po' arrabbiato, perché? Perché lui ha lasciato le chiavi nell'officina. In ufficio. Esatto. Bene, ha lasciato le chiavi in ufficio. Super. E adesso, Florenzia, ascoltiamo l'ultimo. Hai sentito? Giovanotti darà due concerti a maggio. Che bella notizia! Lo sai che non sono mai stata ad un suo concerto? Bene. Ovviamente non hai molte opzioni. No. C'è solo una, questa qua. Per loro come sono, Florenzia? Loro sono felice. Felici. Felici. Perché sono due, plurale, il plurale di felice, felici. Lei è anche contenta. È anche molto contenta. Lei. Possiamo aggiungere una nuova parola? Lei è? Emozionata. Emozionata, no? Stava cercando questa parola, ma... Questa parola. Perché lei è emozionata, Florenzia? Perché lei non aveva stato... Non era stata in un concerto. In un concerto in particolare di chi? Hai sentito di chi? Di questo gruppo, ma non ricordo... Nome. Benissimo, poi lo leggeremo. Non è un gruppo, è un musicista solo. Bene, allora, con questi piccoli dialoghi abbiamo imparato qua
alcuni stati d'animo, no? Contenta, ovviamente, è una donna, se no sarebbe un uomo contento, plurale, contenti o contente. Felice, felice e neutro, ricordate le parole che finiscono con E, hanno solo un plurale, felici. Allora, il ragazzo felice, la ragazza felice, i ragazzi felici, le ragazze felici. Abbiamo solo un singolare e un plurale. Invece, una, a differenza dello spagnolo, allegra non è neutro. Allora, la ragazza allegra, il ragazzo allegro, i ragazzi allegri, le ragazze allegre. Allora abbiamo maschile, femminile, singolare e plurale. Lo stesso con emozionato, emozionata, emozionati, emozionate. E invece dal lato negativo abbiamo arrabbiato, arrabbiata, arrabbiati, arrabbiate, preoccupata, preoccupato, preoccupati, preoccupate, e possiamo aggiungere un'altra, no? Triste, c'era uno che era un po' triste, e ovviamente triste è neutro, triste, tristi, e basta. Bene, andiamo giù e adesso possiamo leggere questi dialoghi. Adesso che abbiamo già fatto l'esercizio auditivo, adesso possiamo tranquillamente leggerli. Manuel, una domanda, sì? Per favore. Sì, fine, dimmi. Allegre. È il plurale o è... È il plurale femminile. Femminile. Allegre. Allegre. Gli allegri. Il plurale maschile. Maschile. Ah, grazie. Bene. Allora, Manuel, leggimi per favore il dialogo A. Che peccato. Stasera devo studiare e non posso venire con voi. Perfetto, che peccato! Che cosa significa? Non so se qualcuno lo sa, che peccato! Che peccato, che lastima! Che lastima, che pena! Che pena! In questo caso, questa espressione non ha niente a che fare con i peccati, no? Quelli religiosi, quelli della Chiesa. No, è semplicemente un'espressione che significa che pena, che lastima, che peccato. Stasera devo studiare e non posso venire con voi. Raquel, leggimi la B. Che rabbia. Peppe ha preso il mio motorino 2 ore fa e non è ancora tornato. Perfetto. Che rabbia. Beppe. Ah, Beppe è come il nostro Pepe. No? Beppe ha preso il mio motorino 2 ore fa e non è ancora tornato. Bene. Patrizia, leggimi la C. Che giornata stupenda. Era da una settimana che pioveva continuamente. Esatto, questo era quello che ti era toccato, no? Che giornata stupenda!
Era da una settimana che pioveva continuamente. Benissimo. Virginia, la D. Che bello. Finalmente sono finiti gli esami. Esatto. Che bello. Finalmente sono finiti gli esami. Super. E finalmente Anna Maria? Accidenti. Ah, no. Ne manca. Ecco. Accidenti. Sì, sì. Ho dimenticato le chiavi in ufficio. Esatto. Accidenti. Sì? Sì. Occhio che non ha niente a che fare. Non è lo stesso. Non è la parola accidente. Perché in italiano accidente si dice incidente. Allora sarebbe incidenti, accidentes. No, questa è anche qua una semplice espressione, che sarebbe come dire rayos, no? Una cosa molto, molto leggera, no? Non è una brutta parola, accidenti, come dire. Può essere come che lata o come un'espressione come così? Che lata, che è più il che peccato, no? Questo è come dire uff, ciuta, o diantres. In realtà il dizionario lo mette come diantres, rayos, órale, mi mette al dizionario anche, órale, no? Esatto. Quello sarebbe il accidenti, perché anche ha un po' come di sorpresa, anche, no? Uff, accidenti. E adesso sì, finalmente a chi toccava? A Florencia, mi sa. Florencia. Hai sentito? Jovanotti darà due concerti a maggio. Che bella notizia! Lo sai che non sono mai stata ad un suo concerto? Concerto. Jovanotti, Esatto, Jovanotti è un musicista italiano. Hai sentito? Jovanotti darà due concerti a maggio. Che bella notizia! Ah, perché ovviamente è una notizia nuova, allora che bella notizia! Lo sai che non sono mai stata ad un suo concerto? Allora, abbiamo qua alcune espressioni per da un lato, esprimere gioia. Che cos'era la gioia? Allegria. Allegria. E ricordate la pronuncia. Gioia. I-I-O. La I non si pronuncia, allora sarebbe una specie di gio. Per quello gio-ia. E gioia. Non c'è la I, non è gioia, è gioia. Succede sempre G-I-A, G-I-O, G-I-U, non si pronuncia la I. Gio, già, giù. Bene, allora, Manuel, leggimi le espressioni per la gioia. Che bello, che bella idea, che bella giornata, che bella sorpresa, che bella notizia, che fortuna. Esatto. No? Allora, in generale abbiamo espressioni con che bello, no? Ricordate che le cose sono belle. Le cose. Allora, noi a quel che bello possiamo aggiungere quello che vogliamo. Che bella idea, che bella giornata, che bella sorpresa, che bella notizia. Ma anche, per esempio, posso, se metto la radio, dico, ah, che bella canzone, no? Sono tutte espressioni di gioia e io posso dire che bello o che bella qualsiasi cosa. E invece abbiamo che fortuna. Che cos'è la fortuna? Buona sorte. La suerte. Che fortuna, che suerte. E invece, dall'altra parte, abbiamo
esprimere espressioni per il rammarico. Vi ricordate che cos'era il rammarico? Sì, contrarietà. Il rammarico è più il pesar. La contrarietà è il disappunto. Ah. Allora, rammarico, pesar, disappunto, contrarietà. Mm-hmm. Bene, e qua abbiamo altre espressioni. Raquel, leggimi le espressioni per rammarico o disappunto. Peccato. Che peccato. Mannaggia. Accidenti. Che brutta notizia. Che rabbia. Mm-hmm. Bene, ma occhio sempre alle doppie, eh? Non è peccato, è peccato. Che peccato. Peccato, ricordate che con la doppia C è dura, facciamo una pausa. Peccato. Mannaggia. Accidenti. Sempre la... Che brutta notizia. Le doppie. Bene, allora abbiamo detto prima che peccato era come dire che pena, che lastima, vero? Mannaggia. Mannaggia è un'espressione, anche quella molto, molto leggera, la possono dire anche i bambini, sì? Che anche sarebbe come molto simile al accidenti. Ah, rayos, diantres, non so, chutas. In chileno hay otra. ma anche in italiano. Allora per quello, mannaggia è una forma... che possono dire i bambini. Occhio! Soprattutto i romani usano molto il mannaggia. Al mannaggia mettono altre parole dopo e così diventa una brutta espressione. Ma se si dice solo mannaggia, non è un problema. O qualcosa come di poco, non so, poco importante. Io avevo, quando ero piccolo, avevo una professoressa a scuola romana e lei diceva, mannaggia i pesci fritti. Non significa niente in realtà. Ed è una forma per bambini, no? Di aggiungere qualcosa al mannaggia. Però in Italia, e soprattutto i romani, aggiungono cose brutte dopo il mannaggia e diventa un'espressione brutta. Invece dire solo mannaggia è molto normale. Mannaggia, accidenti. Che brutta notizia! Prima avevamo che bella notizia, adesso abbiamo che brutta notizia, il contrario. Che rabbia! E porca miseria! Quello porca è... miseria. Quello esiste, preferirei di no. È un po', non è un'espressione bruttissima. Non è un'espressione bruttissima, ma non è neanche, per esempio, un'espressione, non la può dire un bambino, per esempio. È un po' brutta per nella formalità o se stiamo parlando correttamente, non si può usare. Ma non è che se la usi, la gente dice, oh no, cosa ha detto? No, non è bruttissima, però è meglio di non usarla. A meno che non siamo tra amici, in una situazione più informale, più tra amici. Ok? Super. No, per espressioni brutte in italiano? Molti. Una settimana possiamo stare qui a parlare di brutte espressioni italiane. E chi non va a insegnare questo? Non lo so, un altro professore. Bene, continuiamo. Allora, nella pagina dopo, nella pagina 122, abbiamo un esercizio dove dice completate le frasi con le espressioni appena viste, ok?
Allora, abbiamo qua diverse frasi, ovviamente ognuna ha un modo, no? Uno stato d'animo abbinato a ognuna di queste. Allora, che cosa dovete fare? Completare con le espressioni che abbiamo appena visto, queste qua, quelle di gioia e quelle di rammarico o disappunto, ok? Dovete stare ovviamente attenti a di che cosa stiamo parlando. È una notizia? È un'idea? Per mettere se è bella o è brutta, ok? Deve avere senso la frase. Allora, fatelo subito e lo controlliamo velocemente. Giuseppe, qual è la pagina? Pagina, adesso siamo nella pagina 122 e le espressioni sono nella pagina 121. Grazie. Se volete le espressioni ve le posso inviare su WhatsApp, se è più semplice per voi. Vi ho inviato su WhatsApp le espressioni da usare. Ok, pronti? Sì. Allora, Anna Maria. Sì. Da uno, per favore. Già. Peccato, è finito il caffè. Farò colazione al bar. Perfetto. Peccato, è finito il caffè. Potrebbe funzionare anche accidenti. No? Sì, io posso. Mannaggia. Funzionano io con il managgia perché sì 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 funziona. Secondo me è meglio un managgia o un accidenti, però anche peccato funziona.
Quando noi diciamo mannaggia o accidenti è più rabbia. Invece peccato è come uff, che peccato, no? Come un po' tristezza, no? Beh, andrò a fare colazione al bar. Bene, Florencia. Hai saputo? La Roma ha vinto. Che bella notizia. Era da un mese che non vinceva. Perfetto, che bella notizia, perché effettivamente è una notizia. Benissimo. Manuel. Manuel, Manuel. No, non è. Microfono. Stefano, questo è un piccolo regalo per te. Che bello. Siete stati molto carini. Perfetto, che bello. Potrebbe essere un che bella sorpresa. Mm-hmm. Perfetto, super. Raquel. Andy, Mauro. Stasera purtroppo non ti posso accompagnare alla festa. Che peccato, magari un'altra volta. Perfetto, secondo me questo qua, il che peccato funziona meglio, no? Che peccato, che lastima. Super. Patrizia. Hai sentito? Chi sarà lo sciopero proprio durante gli esami? Ci sarà. Ci sarà. Ci sarà. Ah, ci sarà. Mm-hmm. Ah, hai sentito? Ci sarà lo sciopero proprio durante gli esami? Non che è un... Aspetta, aspetta, aspetta. Non è una domanda. Ah, no. Ci sarà lo sciopero proprio durante gli esami? Sì, durante gli esami. Che rabbia. E pensare che questa volta avevo studiato sul serio. Benissimo. Che cos'è lo sciopero, Patrizia? Ay, no me acuerdo. La huelga. Eso era la huelga, sí. Sí. Super. No estaba segura. Y finalmente, Virginia. Quella yo no so. Todas las otras. Todas las otras. Todas las otras yo lo sapeva, ma questa no. Tutte le altre io le sapevo. Io le sapevo, ma questa no. Io non okay. So. Allora che chiediamo velocemente a Anna Maria perché dobbiamo finire la lezione. Anna Maria. Sai che penso? Quasi quasi quest'anno facciamo le vacanze in Sardegna. Che bella idea, non ci sono mai stata. Benissimo, che bella idea. Non ci sono mai stata. Super. Bravi, bravi tutti. Allora, finiamo qua perché devo andare all'altro corso e ci vediamo la prossima.